Coach Bosco, forse un girone di ritorno migliore non poteva esserci, guardando le ultime partite, solamente 3 punti persi e stasera contro Catania un bel 3-0 che vi lancia al terzo posto in classifica, guardando anche le altre partite, Siena perso, Grottazzolina perso, oggi, stasera siamo al terzo posto. Un buon modo per affrontare anche il big match di sabato contro Siena. Beh, noi guardiamo sempre in casa nostra, la squadra guarda solo in casa propria e quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo nel girone di ritorno. Penso che finalmente stiamo giocando bene con tante difficoltà, perché anche questa settimana ci siamo praticamente potuti allenare poco, tranne l'amichevole fatta a Sora, poi tra 2 allenamenti nel palazzetto, tra cui uno al mattino con 5-6 gradi di differenza, 2 in una palestrina a col cemento e già abbiamo qualche acciacco fisico e quindi non poter saltare, e quindi alla fine qualcosa abbiamo perso e un po' si vedeva anche oggi, no? Non eravamo brillantissimi come nelle ultime partite, però la voglia era tanta di vincere, la voglia di fare bene c'è sempre in questo momento e continuiamo ad andare avanti così. A fine girone d'andata pensavi di arrivare al match contro Siena con 2 punti di vantaggio? Guarda, quando si parte per un'avventura si guarda sempre in grande. Io sognavo anche di essere primo, però sai, ho sognato anche di essere Richard Gill, però non lo sono, e quindi non è che... No, si guarda, bisogna essere realistici, bisogna fare le cose che bisogna fare, guardare la classifica sì e no, guardare più che altro le prestazioni, se la squadra migliora o non migliora, perché poi i risultati sono sempre relativi. Io dovunque sono stato mi sono sempre arrabbiato con la squadra, anche in malo modo, quando la squadra non si allena, quando non lavora. Nel momento in cui la squadra invece lavora, anche in situazioni non ideali, perché io credo che non so quante squadre si allenino a 5 gradi, a 6 gradi, non lo so e non lo voglio sapere, però c'è una regola, no? Che dice che meno degli 11 gradi non si può giocare, perché si rischia l'incolumità dei giocatori. Noi invece ci alleniamo sotto gli 11 gradi e quindi non è che siamo, eppure ci alleniamo. C'è stata una settimana, proprio quella di Castellana, dove abbiamo perso un punto, dove eravamo senza l'opposto titolare, con 2 giocatori che si sono allenati in settimana con torcicollo allenati, 2 gli faceva male il ginocchio, 4 mal di schiena e chiesto alla parte medica perché questi mal di schiena dicono il freddo, 1 altro con la febbre si è allenato e poi vabbè siamo andati a vincere 3-2 a Castellana. Cioè, non lo so, io non mi sento di dire niente alla squadra. Penso che stiano facendo il possibile e l'impossibile per fare bene. E ci stiamo impegnando tutti, a partire dallo staff tecnico. Lavoriamo 10-12 ore al giorno, non so di più che cosa bisogna fare. A questo punto bisognerebbe non andare a dormire, stare 24 ore su 24, perché se queste... Se non si è mai contenti vuol dire che bisogna stare 24 ore su 24. I ragazzi si stanno allenando, oltre a questo non so che cosa possiamo fare. Cuccio, adesso viene il bello, Siena, Grottazzolina e poi subito Santa Croce. Beh, arriva il bello, però noi ancora siamo un po' in difficoltà, perché Boesso praticamente sono oltre 10 giorni che è fermo per un problema al ginocchio e quindi ci alleniamo senza il secondo posto, oggi non l'abbiamo avuto neanche in partita. Andrea ha avuto un risentimento, è dovuto uscire e noi abbiamo dovuto mettere Baldari fuori ruolo per coprire quel posto, perché ancora Filippo è fuori, quindi qualche difficoltà l'abbiamo, è ovvio. Adesso ci giochiamo 3 partite, quelle con le squadre migliori, e come facciamo sempre, cerchiamo di preparare noi come staff tecnico la partita al meglio, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, con lo studio della partita, e i ragazzi faranno il massimo per portare a casa il risultato.